Siamo negli spogliatoi dell'Elvia Recina, il corridoio che unisce gli spogliatoi della squadra ospite e quello della Maceratese. Davanti a quello della Maceratese vedete dall'inquadratura di Franco Monachesi come è ridotta la parete e poi i calcinacci a terra, e questo poi lo vedremo fra poco, sta accadendo anche dentro lo stanzone dove i giocatori fanno la doccia e si rivestono. Mi sembra che sia uno spettacolo decente. Qualche tempo fa abbiamo avuto modo, quando pioveva, di inquadrare, no, Pozzanghere, i principi di allagamento. Ora non piove, fortunatamente, però il problema della situazione dell'Elvia Recina, degli spogliatoi dell'Elvia Recina, non è ancora lontano da una accettabile soluzione. Ecco, un altro crepaccio, insomma. Questo che è il tempio dello stadio, del calcio biancorosso, non mi pare che esprima il massimo dell'efficienza. Ecco, adesso entriamo negli spogliatoi. Vedete? Questo è lo stanzone dove i giocatori si spogliano e rivestono. E qui entriamo nel settore delle docce. Insomma, francamente, fare la doccia in mezzo, qui non si capisce se la doccia dipende, è una doccia di acqua o una doccia di calcinacci. Io poi ricordo quello che accadde domenica scorsa a Roma, a Castel del Marmo con l'Astrea, lì proprio l'acqua mancava. Qui l'acqua c'è, ma ci sono anche i calcinacci, che mi sembra che siano di troppo per un impianto che dovrebbe rappresentare lo sport maceratese, dovrebbe essere espressione di efficienza e di ben tenute.